Mentre ci riprendiamo dalle emozioni delle qualifiche, diamo un'occhiata alle prime tre vetture, Skip, Vettel e Lewis Hamilton. Per ora vi salutiamo, ma... Ben fatto, risultato notevole. Cerca di girare così anche in gara. Al prossimo pit stop. Stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. Sebastian è dietro di te. Distacco dall'auto dietro, 2,6 secondi. Monta gomme super morbide usate. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1,37,9. Crediamo che tra pochissimo perderai aderenza.
energia aumentando l'erogazione delle RS. Non puoi contare sul DRS per ora. L'ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, cercheremo di risolvere il problema. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Dietro Bottas. Ok, il distacco da quella dietro è 3,3 secondi. Monta gomme super morbide usate. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato un minuto. Bottas è dietro di te. Il distacco da quella dietro è 3,3 secondi. Monta gomme super morbide usate. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1,38,2. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. E 4,6 secondi. Monta gomme super morbide usate. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1 minuto 38,6. E alle tue spalle, distacco dall'auto dietro, 18,1 secondi, monta
da gomme super morbide usate. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1:39,5. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. A questo giro. Non dare gas. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. E dietro di te. Ok, il distacco da quella dietro è 25,0 secondi. Monta gomme morbide e nuove. Le sue gomme. Siamo sul podio, hai fatto un gran lavoro questo weekend e hai guidato benissimo, grazie. Oggi le Frecce d'Argento conquistano un'altra vittoria, fantastica! Luca, qual è stato il segreto di questa vittoria? Penso che oggi la costanza sia stata il fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci puoi capitalizzare sugli errori altrui senza commetterne troppi da parte tua. E questo è un approccio che può portarti molto avanti in pista. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio eccellente. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Ottimo risultato per Sebastian Vettel, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? È difficile scegliere, ma direi Lance Stroll.
si è impegnato nell'intera gara e il risultato l'ha premiato. E ora vediamo la classifica costruttori. I punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. È stato bello avervi qui con noi questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Arrivederci, alla prossima! Ottimo lavoro oggi. Come pensi sia andata? Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara. Oggi c'è stata un po' di battaglia con il tuo rivale. Che ne dici? Non è stata una gara pulita, ti pare? Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? Ti ringrazio. Mi spiace per il risultato. È stato un weekend difficile. Hai centrato l'ultimo obiettivo di squadra. Ben fatto. Così il team dovrebbe dare una bella spinta allo sviluppo e anche il prossimo rinnovo del tuo contratto ne beneficerà.